una cosa, quando sono andato, hai visto io, dopo ho lasciato 45 anni, ho fatto l'autista per 25 anni al centro Cesarano. E lì sono andato con la paura e tutto quanto, lì lavoravano 60-70 donne. Piano piano sono entrato in un gruppo di amiche. E allora loro parlavano, diciamo, rosari, parlavano. Io ci vivo. E tutti quanti mi invitavano a chiesa. A un certo punto ho detto, io non sono un credente. Avrei voluto farti vedere. Sono soltanto... E tu stai in mezzo a noi! Che succede? Come? Allora io ho preso, ho detto, scusate, quanti di questi delinquenti, siccome c'erano due preti a Manfredonia, delinquenti, secondo voi è più delinquente, sono più delinquente io o quei due là? Che significa? E significa che tu, voi non dovete trattarmi perché non ci credo, sono un delinquente. E lì è finita la storia poi. 22 anni siamo andati d'accordo, ancora tuttora. Cioè, quelli che andavano in chiesa, i bezzoghi, i bezzughi pure, non... Quelli andavano in chiesa dalla mattina alla sera, poi magari veniva un poveraccio, cioè un vecchio montanari che era veramente... e qualcuno gli faceva le cose, questi qua, quando questo si affacciava, Gesù Maria, si affacciava, Vatten! Lo cacciavano a malo modo, e se avevano anche qualcosa da dargli, non glielo davano. E quelli erano i bezzoghi. I bezzoghi che cacciavano le persone, e allora c'erano dei poveri, erano veramente poveri allora. Quello è, io qui diamo i bezzoghi. Tu, you know bezzoghi? I know bezzoghi. Hai detto pure in inglese. Hai detto bene. Ricordo 11 anni fa, 9, sì. 99, 11 anni fa, 16 anni fa. Feci una mostra di Rimbetto al Carmine alla biblioteca. E un tronchetto feci, ricordo, sì, un totem. È venuto quelli che, come si chiama? Agromani. Gli agronomi. Agronomi, sì. E c'era a fianco a me un amico intellettuale. E questo che ha chiesto, visto, ah, bello. Bello, vabbè, e poi il bello non è che, vabbè, ha detto bello, abbiamo fatto un bacio a me. Quando Anton costa, l'ha detto in dialetto, quando Anton sta? Allora, lui aveva capito che io non avevo capito che cosa. Quanti anni ha questo, ha detto bello posato proprio, quanti anni ha quest'albero? E lo guardi, ho detto l'amico mio. E tu sto sciomo che vuoi, che ne capi? E me ne sono andato. Poi mi hanno fatto capire, quello ha detto, ma quello scolpisce, non è che gli anni, deve vedere soltanto il legno, se si può scolpire se è secco, ma gli anni, a dire che c'è l'anno. Tu sei, usa c'è. Ha girato il tronchetto, ha detto, ma tu di chi? E sotto il tronchetto c'erano, ci sono i segni, si vedere quanti anni ha, ma tu di chi quanti anni ha? No, che tu vuoi vedere quanti anni ha, cosa scolpisce e basta. Ecco, questo voglio dire. Voglio dire che se io avessi poco, non ho fatto brutta figura, no, assolutamente, però sarebbe stato bello che io sapessi, o no? Così un punto. Diciamo un piccolissimo rancore, un piccolissimo, ma poco. Poi quando mi metto a scrivere mi passa quasi tutto. No, mi passa tutto. Perché? Perché ho gli amici che mi capiscono. Mettono lì, vedono. Di ponte il vanno qua. Vengo un ponte e navir. Ah sì, vabbè. Navir, non vengo con il. Io mi diverto molto. Questo è il primo presepe che ho fatto. Vedi? Dopo tanti anni era diventato uno schifo. Ho fatto una pulizia enorme. Uno strato di che cosa, di, boh, non lo so, era diventata nero, vedi quanto è bello?
Ma ogni cosa, vedi, io ti devo dire, ogni cosa che faccio è una parte di me. E io posso rinnegare me stesso? Non è possibile. Questo è il senso. Questo, quello, tutto quanto. Anche sbagliato, anche non metto mai da parte le cose. Ma ecco, poi le mettiamo a posto. Ecco, a posto. Mi hai sfottuto. Va bene, allora facciamo una cosa. Io porto qui lo devo fare però, la prova. Ti prendo le misure, ti taglio, te lo metto in prova, una prova soltanto e poi basta. Una prova e ti faccio vedere in diretta che io facevo il sarto. Va bene? Mettiamoci tutto sul tavolo, pulisco e mettiamo. Ti faccio vedere. Va bene? Poi mi devi dare qualcosa? Ha 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 ha.